richiesta del pubblico di Rai 2 alla presenza del maestro Michele Guardì, i campioni d'ascolto del mezzogiorno di Rai 2, Anna Falchi e Salvo Sottile, cantano nuovamente il giorno di San Valentino. Felicità dal vivo! Dal vivo, vai! Dal vivo, più che altro. Sono bravi. Da me non vogliono cantare, no, qua cantano. Da domani si canta a fatti vostri. Bravo Michele! Siamo nei guai! Allora, Michele, vuoi stare là o vuoi sederti con noi? Ma io vedo che tutti si siedono. Io desidero avere un aspetta che ti prendo un cuscino. Un cuscino, mi dai un altro cuscino? Voglio stare qua con voi. Ti vuoi sedere in braccio? Ho visto Albano seduto ieri, tutti si siedono perché allora, ecco. Io, Salvo, ecco, e Michele qua. Ci sediamo qua. Molto sì. Bene. Vai, Michele, siediti qua. No, io Salvo, qua. Salvo, no, perché qua. Io sto in piedi, la Michele. A noi. Ha avuto quest'idea. Perché sì. Io ho deciso di sì. Portare un pezzo dei fatti vostri proprio, perché ormai è diventato celebre il gioco dei porcellini, diciamocelo. Certo. Tutte le persone mi chiedono sempre, ma quanto sono duri questi porcellini? Per cui dovrai aprirli tu. Io? Per fare vedere che in effetti poi non è che ci vogliono tutti questi muscoli. È la prima volta che apri il porcellino. Devo dire di sì. Allora questa è un'esclusiva. Vado. Facciamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Chi parla? Chi è? Sono come si chiama? Da dove si chiama, signora? Catania. Catania? Sì. Ha capito come funziona il nostro gioco? Può scegliere il recinto da 1 a 10. 1. 1. Sicura? Sicura. E la lettera A, B o C? A. Ah. Ma che voce squillante, signora. Quindi 1A. Sentiamo come fa il porcello. Com'è? Silenzioso. Silenzioso. Com'è? Silenzioso. Silenzioso. Però io do un'altra possibilità. Io le consiglio di lasciare qui questo porcellino e di sceglierne un altro, perché sento odore di ghiande. B. Sicuro? Sicurissimo. Il comitatino offre 200 euro. Il comitatino offre
comitatino. Signora, si fidi del comitatino, perché il comitatino a volte dice il vero, a volte... Ve devo dire una cosa, Diaco è simpaticissimo. Molto simpatico. No, dai! Che si fa, comitatino, 200 rombiamo, euro, porcellino? Rombiamo, blim, 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 allora, blim, blim, suona dalla campana, finito. 2B, basta, non può più cambiare idea. Andiamo, adesso lo rompo io alla fine. Olè! Ah. Che tocco! Che c'è dentro? Che torre! Marchi, ma vediamo. Cosa c'è? C'è un bigliettino con una domanda. Attenzione! Ah, attenzione! Aia! Hai paura? Facciamo i fatti tuoi, Vediamo. Vediamo, vediamo cosa dice questo, sono a caso. Ah, questo secondo me ti piace. Bene. Se tu fossi un piatto, quale saresti? Devi stilarmi la classifica poi dei tuoi piatti preferiti, perché sei un buon gustaio. Pasta con sugo e melanzane. Pasta con sugo, sugo e melanzane. Traduciamo per il resto d'Italia, io pasta ho capito. Non ho dubbi. Ho frequentato la Sicilia, il pasto col sugo e le melanzane. Sì, sì. Conferma, Salvo? Confermo, confermo. Sì. Okay. Va matto per la pasta col sugo. Andiamo col secondo porcellino. Andiamo col secondo porcellino. Sì, sì. Sicuro? Sì. Non è che cambia di ore. Tutti li rompiamo, Tanto paga Guardì. Andiamo. Li abbiamo portati via, c'è una responsabilità. Allora, se avessi fatto il conduttore, perché tu sei partito dal tuo paesiello comunque con l'idea di arrivare, l'obiettivo era diventare famoso, diventare Michele Guardì, avresti voluto anche fare il conduttore, io so. Se fossi stato un conduttore, chi avresti voluto essere? Nessuno, mi avrebbero cacciato alla prima puntata, perché... A differenza dei loro signori, che anche se parlando attorno vedono confusione, eccetera, vanno avanti, se io parlo e vedo che qualcuno si muove, io faccio scusa un attimo, perché lei stava... Io devo parlare, oppure vado lì. Io non continuo, se non stanno tutti zitti non continuo, quindi mi avrebbero cacciato, sarei stato un Michele Guardì non riuscito. Purtroppo tutto no, qua. Però dovevi dare... Qua, stanno ridendo, li vedo tutti, perché io purtroppo sono come te. Bravo, bravo! Fai bene. Eppure fai il conduttore. Ma quindi non vuoi dire un nome? Guarda che non si offende nessuno. Salvo non si offende se tu dicessi magari Pippo Baudo. Ma insomma, qui devi molto. Mike, buongiorno. Ah, lei ha detto un nome, hai visto? Ah, attira, attira, Giafo. Sì. Quindi okay. Piatto, sugo e melanzane. Sugo come melanzane. Come leggiane. Mike, basta, buongiorno. Andiamo alla terza domanda. Fammi. Ok, le facciamo tutte allora. Ah, questo è duro. Vai. Duro da capa. Falchi! Ci ho provato. Mamma mia. Aspetta un attimo, ti ho colpito. Aspetta un attimo, perché raccogliamo qua i cocci, perché Falchi, sai che c'è? La scopa di Morandi. Sì. Sai che c'è? Visto la che quando sei a casa pulisci e basta. Tiè. La scopa di Morandi! La scopa di Morandi! Ecco, guardate qua. Dai! Che classe, Michele, vuoi che pulisca tu anche lo sai, Michele, qua? Che la, tu vai a cena. Aspetta. Sai che quando vai bravo, a cena dalla Falchi, guardate la Falchi cosa cucina fare. E mentre tu mangi già sta pulendo quello che stai mangiando. Davvero? Sì, è ossessionata da loro. Ho fatto tutto, maniaca della pulizia. Può continuare lo maniaca show, devo spazzare tutto il resto. Amore, dopo puoi finire felicità. No, scusa. E cantare per mano. Ferma lì. Ho sbagliato. Qual è la domanda? Domanda. L'ho recuperata dai coach, raccolta. Dai, dai. Ultima domanda per quanto mi riguarda. E poi è finito. Fermate un attimo, però fatemi vedere in Zegerano quanto è bella sta Falchi. Quanto è bella! È la più bella! Bellissima! Anna? Ah, questa qua è interessante. Tu insomma che sei un'esteta, ti piacciono le belle donne, non per niente mi hai appena fatto un complimento, di cui insomma ne vado fiera. La televisione è una tua grande passione. Se dovesse essere una donna, chi sarebbe? In questo caso non posso che dire Anna Falchi. Vabbè, hai capito come è uscito? Dai, bella. Il maestro Guardì. Allora, Salvo. Amore, sì. Grazie. Ti è mai capitato nella tua vita di giornalista e di conduttore di intervistare Michele Guardì? No, no. Però con Michele facciamo molti discorsi durante il giorno, fuori dai fatti vostri. Soprattutto noi pranziamo tutti i giorni. Sì. E poi pago ci sentiamo. Paghi tu, Michele. Paga diciamo lui, le cose paga come lui, paga stanno. È un uomo molto generoso. Allora, facciamo finta che tu e Michele non lavorate insieme. Sì. Lo pago io perché faccio il padre di famiglia. Ti trovi davanti un maestro della televisione. Sì. Che gli domandi?
Gli domanderei degli straordinari programmi che ha fatto. Per esempio, una grande curiosità che ho avuto è il suo rapporto con Pippo Baudo. Parlavamo prima del fatto che Michele, Anna gli ha chiesto ma quale presentatore volevi essere? Beh, con Pippo c'è stato un rapporto, addirittura hanno fatto un programma insieme, Papaveri e Papere, che diede, tra l'altro, pochi lo sanno, i Natali a Giorgia. Sì, Giorgia, sì. La cantante, portò un dischetto DAT dentro i Papaveri e Papere. Una cantante ospite di Michele Guardi. Durante le prove? Durante le prove lo vide Mia Martini e disse a Giorgia, tu vincerai Mia Martini, Sanremo. Che va ricordata perché Mia Martini porta bene. Bravo! E l'ha detto lei, poi è andata a Sanremo e ha vinto. E allora, con Pippo il rapporto è bellissimo, perché è lui che mi ha portato in televisione. E quando abbiamo fatto Papaveri e Papere, ci siamo proprio divertiti, c'era Giancarlo Magalli accanto a lui, anche lui molto bravo, e abbiamo montato in un mese un programma che ha avuto uno straordinario ascolto e piaciuto moltissimo. E devo dire che lì io mi sono trovato sempre con Giovanna Flora accanto, e c'era anche Rory Zampone. Salutiamo, e ciao Giovanna! Ci siamo ciao, trovati insieme, ciao Giovanna, a cantare le canzoni di Sanremo della storia, ed è stato molto bello. Devo dire che allora si potevano ancora fare quei programmi, oggi non so più se c'è il tempo di farli, peccato se non si possono fare. Però scusami Peggy, no, volevo solo ringraziare, perché non l'ho fatto prima, ad accompagnare Salvo e Anna sono stati gli infieri Leonardo, Alberto, bravi, Riccardo, bravi, e Lorenzo. Oggi manca Candida perché purtroppo ha qualche linea di febbre, ma tornerà molto presto. Ti ho interrotto, no, Salvo. No, volevo solo dire che all'epoca ci si affidava a dei grandi maestri della televisione come Michele Guardì perché insomma bisognava fare programmi di prima serata, no? C'era il sabato sera che era un appuntamento importante. E quando capitava che a Michele e a Giovanna Flora un direttore di rete chiedesse mi crei un programma dal nulla che deve andare in onda tra una settimana, loro avevano un guizzo e si inventavano programmi che sulla carta ma erano anche impossibili. Funzionare. Allora venne un funzionario che io ricordo con piacere, Elena Balestri, che venne e dice dobbiamo fare un programma entro un mese, dobbiamo, perché siamo a corso di programmi, dobbiamo. E noi abbiamo pensato a quel programma lì che ha avuto grande successo. Però c'era un impegno di tutti formidabile, l'orchestra di Canfora, era veramente bello, era una bella televisione che io non dico non c'è più, io mi auguro che ritorni. Io prima vi guardavo, no, dallo schermo e vedevo voi tre insieme, ma è la prima volta che siete in TV insieme, al di là dei fatti vostri? Penso di sì. Sì, qualche conferenza stampa. È molto così. Bello vedere, sì, questo senso di comunità che emana il colpo d'occhio di Michele Guardì, Salvo Sottile e Anna Falchi. Prima di andare a Domenico Restuccia, voglio chiedere alla generazione Z e ai boomer se hanno domande per Guardì. Allora, prego Alessio, generazione Z. Sì, ciao, posso darti del tu? Sì. Può darti del tu? E se no come? Se no come, dice... Del tu. O mi chiami Santità, Vossi... o mi dai del tu. Vossignore Cini. No, io volevo chiedere, secondo voi, quindi secondo te, c'è un ottimo futuro a livello autoriale in Italia? C'è un ottimo futuro autoriale in Italia? Mi auguro che ci sia. In realtà non è che stia vedendo delle cose nuove, buone e tante. Spero che ci sia, e per quanto mi riguarda sono pronto ad accogliere proposte e idee. Però non sono sicuro, perché io mi occupo dei miei programmi e non mi occupo degli e altri. Mi posso... Scusate se... Prego, Alessio. Ancora. Posso sbilanciarmi? Cosa secondo lei potrebbe fare un ragazzo per arrivare ad essere un autore oggi nei programmi? Cosa potrebbe fare un ragazzo per diventare un autore oggi, nella TV di oggi? Quello che ho fatto io, sgomitare un pochino, cercare di conoscere qualcuno che fa la televisione e trovare l'occasione per poterla fare. Io così ho fatto, non è che ho fatto diversamente. Generazione Boomer, prego, prego, prego Letizia. Buonasera. Io ho letto tutta la sua storia, un'enciclopedia. Mi fermavo da una parte, ha fatto questo, ha fatto quest'altro. Poi a un certo punto in un'intervista lei, mentre girava, ha notato 2 centimetri di filo che sporgevano da una parte. Al che dico, tanta creatività con tanto perfezionismo, com'è possibile? Ha raggiunto un equilibrio? Perché uno è creativo e non va a vedere certo. E invece lei è riuscito a coniugare la creatività con la perfezione, ma in un modo disinvolto. Vede, disinvolto a che prezzo, Michele? No, quando io faccio un programma lo faccio sempre pensando al destinatario. In pratica io accolgo a casa degli invitati
e a casa mia non posso far trovare, se lo ricevo in salotto, che posso dire, una scopa appoggiata a terra, non ci può stare. È un rispetto che io ho verso i telespettatori, per questa ragione io pretendo che tutto sia in ordine e tutto sia fatto bene, è per rispettare il telespettatore che vi onora della sua attenzione. Pensi, signora, quanto lo capisco. Pensi, signora, questo è un aneddoto che voglio raccontare anche a Pigi. Michele Guardì ha fatto la più grande rappresentazione teatrale, insieme sempre a Giovanna Flora, dei Promessi Sposi. Non si è accontentato di fare una rappresentazione del Duomo di Milano, ha portato il Duomo di Milano dentro San Siro, questo per farle capire che uomo era alto appena 12 metri, eh? Tanto che un giornale titolò Guardì batte Manzoni. Stupendo, stupendo. Allora Michele, dimmi, perché poi non era un giornale qualsiasi, era Repubblica, io lo conservo, e dice San Siro Guardì batte Manzoni, pensa io, però mi fa piacere sapere anche questo. Allora Domenico Restuccia, nel mondo del web, nel mondo dei social, la reputazione di Michele Guardì, qual è il sentiment su Michele Guardì? Aiuto. Buon pomeriggio. Allora, abbiamo elaborato il sentiment suo, quindi come le persone, qual è lo stato d'animo delle persone quando parlano di lei sul web. Il tutto è graficato, quindi le faccio vedere il grafico, così le dà subito l'idea del sentiment nei suoi confronti. Possiamo vederlo Mamma insieme? Mia. È un ottimo grafico. La parte verde 24,4% è positiva, coloro che parlano bene. C'è una parte gialla, coloro che insomma parlano in modo neutrale di lei, però è normale averla così grande, quindi non si preoccupi. Invece la parte negativa praticamente inesistente, 0,5. Che bello! Quindi complimenti, ottimo. Mi fa proprio piacere. Ottimo sentiment. Oggi sui social, anche sui social oggi si festeggia San Valentino, ci sono un sacco di coppie che insomma celebrano il loro amore, e allora ho pensato questa cosa: lei ha sancito tanti matrimoni artistici, sì, no? Ha creato tante coppie di professionisti e conduttori, sì, ecco, esclusi chiaramente i presenti, quale matrimonio secondo lei è più riuscito dall'inizio della sua carriera? Questo. No, esclusi i presenti. No, ma è così. È così. È così. Il matrimonio più riuscito è questo. Io lo dico con piacere, lo sto ripetendo ogni giorno, e a casa il pubblico lo nota. Se li inquadrate insieme, guardate che bella coppia che sono. Sono Renzo e Lucia della mia televisione. No, guardate, guardate la differenza. Fai una cosa, Salvatore Perfetto, splitta il video, come la coppia Guardì, esatto, di mostri, la coppia di Belli, no, la coppia di no, Boomer, noi due, e la coppia invece di Belli, abbonè. Amatissimi dalla televisione e tutto il resto. Noi siamo graziosi. Noi siamo graziosi. Il combo ci divide sempre a metà e ci fa continuamente dei complimenti, specialmente oggi in questa giornata di San Valentino. Però a proposito di questo, torniamo un po' sul tema dell'amore. Sì. Tu che sei sposato da 50 anni, sì, quali sono gli ingredienti per rimanere insieme? Vogliamo saperli tutti innanzitutto. E se stasera festeggerete, ha ancora un senso festeggiare dopo 50 anni? Ho invitato mia moglie a cena stasera fuori già da 3 giorni, ah, e l'ho fatto con tanta gioia. Il matrimonio è riuscito, è un caso, è una fortuna. Io ho avuto la fortuna, l'ho già detto, di aver trovato questa donna, Rita, che mi ha assecondato, mi ha seguito nei momenti difficili. Ho avuto la fortuna di avere un figlio, Alessandro, che non ci ha mai fatto pesare nessun problema. Quando capita questo tipo di fortuna, bisogna soltanto amministrarla e dire grazie alla vita. Ora, il rispetto che si porta uno con l'altro, secondo me, è la chiave che consente ai matrimoni di resistere, resistere, resistere. Vai Michele Guardì! Che bello! Allora, io voglio dire una cosa al pubblico che ci segue su Rai 2. Guardate, nel mondo della televisione e nel mondo dello spettacolo l'ipocrisia regna sovrana. Sono tutti finti amici. Qua vedete 4 persone che nel rispetto reciproco in questi mesi si sono dati una mano a vicenda e nello spirito del servizio pubblico hanno tentato di portarsi non solo rispetto, ma di crescere insieme
come se fossimo una famiglia. Io voglio dire una cosa, lui non sarà d'accordo, però insomma io voglio fare i complimenti a Pierluigi, a Pigi, a tutta la squadra di Bellamà, perché in pochissimo tempo questo programma è diventato, parlavamo di campioni d'ascolti, ma è diventato un campione. È un dettaglio. Io ringrazio di cuore Anna Falchi e Salvo Sottile. Grazie. Vi do l'appuntamento ai fatti vostri domani mattina su Rai 2, ma il grazie più sentito va a questo artigiano, a questo signore della televisione italiana, che è stato negli anni un amplificatore del talento degli altri, Michele Guardì. Grazie, grazie. Grazie Michele. Io ti ringrazio perché tu mi hai dato modo di commuovermi. Bravo. Michele Guardì, tutto il pubblico in piedi. Dai, che bello stare con voi. Buon San Valentino. E tra pochissimo.